Ciao a tutti gli amici di cinefonici.com e bentrovati. Prima di cominciare questo unboxing, credo sia attesissimo, mi raccomando, scaricatevi l'applicazione di Mobile Italia e seguite la pagina Facebook di Mobile Italia, questa nuova community che si occupa di mobile e specialmente anche di Android. Mi raccomando, seguiteci perché ci siamo anche noi dentro. E oltre alle nostre video recensioni e alle video recensioni di altri youtuber, troverete cose molto interessanti come custom ROM, applicazioni utili e prove di giochi. Mi raccomando, seguite questa Mobile Italia e speriamo di crescere insieme. Proseguiamo con l'unboxing di oggi. Oggi, come vedete, abbiamo il Doji F3. Direi che è attesissimo, l'ho atteso 3 settimane come minimo in più rispetto alla data di spedizione. È di mia mamma questa, quindi ve lo dico subito, me lo ha prestato. Noi l'abbiamo acquistato da Kamebai, dal negozio italiano di Lucca, con 2 anni di garanzia e ci è arrivato con corriere GLS, quindi niente dogana. Partiamo subito velocissimi con la scatola. Allora, la scatola si presenta con design molto curato, di forma rettangolare, con su cartoncino nero. Abbiamo in alto a sinistra il logo Doji o Doge, come preferite, il logo F3 centrale, un codice a barre loro. Nel lato abbiamo il marchetto Doji, vedete, e dietro abbiamo le principali caratteristiche tecniche di questo modello, che ricordiamo da 2 GB, gli miei e queste scrittine argentate che ricordano che Doji fa parte del gruppo KD International, eccetera eccetera, e il sito Doji e il colore di questo modello, in questo caso bianco. Apriamo il telefono, ce l'ho qui, vedete, troverete all'interno una cover in plastica rigida che avvolge i 4 lati, a volte non si riesce a togliere, quindi è ben fatta su questo telefono. E altri 2 scompartimenti. Qui troviamo, come avete già capito dai disegni, il caricabatterie marchiato Doji nero da 1 A con carica veloce, c'è anche scritto, proveremo anche questo, e cavo USB micro USB sempre nero standard. Chiudiamo questo, tiriamo su questo bordo che è incollato, vedete, e sotto troviamo un'altra bustina. In questa bustina sono presenti, vedete, la forchettina per aprire il vano SIM e anche un piccolo adattatore nel caso in cui abbiate una nano SIM marchiato Doji. Poi abbiamo una guida veloce per F3 ed F3 Pro, pellicola di scorta, vedete che non fa mai male, una è già applicata, e le note per sicurezza. Chiudiamo tutto, mettiamo via tutto. Ed ecco qui il nostro Doji F3. Come abbiamo detto, questa in colorazione bianca, lo trovate anche in colorazione nera nella versione da 2 GB che abbiamo qui noi. Invece nella versione Pro, che differisce da questa per 1 GB in più di RAM e per lo schermo in Full HD anziché in HD, oltre a bianca e nera, la trovate con cover posteriore in ebano o cover posteriore in bambù. Ovviamente costa circa 20 euro in più. Qui l'abbiamo comprato con 160 euro spedito dall'Italia, da Kamebai o Kanbai, come più vi piace. Come design mi è piaciuto subito già quando è stato presentato ed è veramente veramente bello anche dal vivo. I materiali sono veramente di ottima qualità, vetro anteriore, posteriore e frame in metallo. Facciamo velocemente con le misure. Partiamo con le misure. Abbiamo un'altezza di 143 mm per una larghezza di 69,5 e uno spessore di 7,9, tutto per un peso di 173 grammi, pesato con la pesetta, mi raccomando. Comunque le misure combaciano con quelle date da Doji. Facciamo una velocissima panoramica. Allora abbiamo la fotocamera da 8 megapixel anteriore sulla sinistra, capsula auricolare centrale, sensori sulla destra, il tutto su schermo 5 pollici in definizione HD,
mentre nel Pro è in Full HD, con Gorilla Glass 3 e vetro curvo 2.5D di origine Sharp. Sotto la cornice abbiamo i tasti che non sono retroilluminati, però sono ben visibili grazie al colore argento di cui sono disegnati. Non abbiamo il LED di notifica. Passiamo al lato, abbiamo in questo frame veramente ben disegnato e anche molto bello anche al tatto, i due bottoncini sulla destra. Abbiamo il pulsante accensione, spegnimento e blocco, il pulsante volume intero senza alcun segno mezzano. Poi abbiamo il jack per le cuffie nella parte superiore. E nel lato sinistro abbiamo verso il basso lo slot e con il carrellino per la micro SIM e l'SD. Sotto abbiamo il microfonino e la micro USB per ricarica e funzioni OTG. Passiamo dietro, in alto a sinistra abbiamo la fotocamera da 13 megapixel con sensore Samsung CMOS CM2, flash LED e il marchetto Dog in fondo, con lo speaker sulla destra, sempre parte posteriore in vetro. Sotto troviamo una batteria da 2200 mAh, non rimovibile chiaramente. Passiamo alla ROM. La ROM si basa su Android Lollipop 5.1. Come vedete già anche voi, è personalizzata da Doji e devo dire che è di un livello di personalizzazione più elevato di quella di Qubot. Poi vi farò vedere anche l'interfaccia della fotocamera. Passiamo alle impostazioni, vediamo info telefono. Questo telefono supporta gli aggiornamenti OTA molto bene e noi abbiamo diciamo, la versione del 20 settembre. Torniamo indietro. Come vedete, in questo caso il colore del menu è nero e non di sfondo bianco, ma troviamo tutte le voci principali di Android, quindi è quasi stock anche se personalizzato. Poi abbiamo le gesture motion, che non sono altro che le air gesture, la memoria che è tutta in un pezzo, quindi molto buono direi. Abbassiamo un pelino, se no non vedete niente. Ecco lì. Torniamo indietro, poi scendiamo, abbiamo la batteria con la percentuale, che poi vi farò vedere anche una cosa molto buona che è già installata. Le gesture di sblocco, potete addirittura settare in modo visitatore, quindi in modo che non vadano in giro tanto sul vostro telefono. Le smart sensory, che anche queste qua fanno parte delle air gesture. E poi abbiamo finito. Diamo uno sguardo veloce alla ROM. La ROM si presenta, come abbiamo detto, personalizzata da Doji, nelle icone e anche in altre cose. Installato troverete già un file manager, il DG Xander, oppure anche trovate un Office libero, stile Office. Cosa molto interessante che invece trovate il Power Saver, un'applicazione che vi aiuta a gestirvi con la ricarica residua della batteria. Trovate anche ricerca vocale, letterature software addirittura. E la tastiera GO. Come avevo promesso, vi faccio vedere l'applicazione fotocamera, che è questa, vedete, personalizzata da Doji, un po' stile Snapdragon se vogliamo. Vedete, facciamo una piccola foto che potete scegliere già, per esempio, che ne so, su questo quadratino a destra scegliete foto, modalità HDR, passa panorama, eccetera, tutte le varie opzioni. Però ci tenevo a farvi vedere che Doji si è personalizzata la fotocamera, quindi segno che c'è un po' più di cura anche, che ne so, nella personalizzazione, cosa che sui telefoni cinesi, come ben sapete, era molto rara. Passiamo ad AnTuTu. AnTuTu ci fornisce un punteggio di quasi 35.000 punti, quindi in linea con tutti gli octa-core 6753, vedete, e passiamo alle caratteristiche tecniche vere e proprie. Allora abbiamo appunto una CPU MediaTek 6753 da 1 GHz 3 di clock, una Mali 720, la risoluzione dello schermo abbiamo detto in HD, 16 RAM di memoria espandibili fino a 64,
2 giga di RAM, abbiamo 320 dpi di risoluzione dello schermo e passiamo ai sensori, che quelli supportati sono accelerometro, luce e prossimità. Testeremo tutti anche questi sensori. Per questo è tutto e ciao, alla prossima! Okay.